Musica che cresce, megalopoli che spacca in questa. Cuneo. Splendida città del Piemonte, col sole di fronte. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ma buongiorno Cuneo, Giannina, buongiorno. Siamo state a Sanremo, diciamolo, certo. Siamo state a Sanremo. Virtualmente sì, siamo state a Sanremo. Infatti ieri sera si è alzato il sipario sulla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che è iniziato con Amadeus e Fiorello fuori dall'Ariston. Ecco, invece ad iniziare questa puntata con la classifica dei primi 5 della seconda serata ci siamo io e Giannina, che voglio dire, tanta roba, no? Perché Sanremo meglio, Sanremo. No? Meglio, tanta roba. Allora, cara Giannina, quinto posto se l'è beccato Mahmood, tutta gold, mi uguale a ieri, giusto, si è piazzato lì, ha detto io da qua me ne vado, vabbè. Ecco. Poi, quarto posto per Loredana Bertè con Pazza, quindi ieri era prima, cioè ieri, l'altro ieri era prima, nella prima serata, e insomma ieri sera quarto posto. Poi, terzo posto, Annalisa con Sinceramente, anche lei uguale alla prima serata, anche lei si è piazzata lì. Poi, una new entry, Giannina, oh. Una new entry, attenzione, secondo posto, Irama con Tu No. E al primo posto Joliet con, aspetta perché qua è un problema, I per me, tu per te. La canzone napoletana prende, prende sempre la canzone napoletana, mi sa. È proprio quello che abbiamo qui. Sì, assolutamente. Pensa che è stato presentato da Fiorella Mannoia, che ha pronunciato tra l'altro molto meglio di me il titolo della sua canzone, perché non è proprio facile, però. E lui è carino, lui è carino, con l'occhialetto, la faccina furbetta. Mi piace Joliet. Comunque dovete sapere che la sua canzone ha fatto discutere già prima di uscire, perché a qualcuno non piace, ad esempio, come lui scrive il napoletano. Ecco, è i gusti sono gusti. Comunque, intanto lui in pochi anni ha vinto, pensate, 53 dischi di platino e 23 dischi d'oro. Mica bau bau, come si dice. Questa comunque, la dice lunga. Esatto, lui in un'intervista, tra l'altro, ha detto che voleva portare Napoli e il napoletano a Sanremo, semplicemente raccontando una storia di quelle che capitano a tanti ragazzi. Allora noi adesso ci ascoltiamo questa storia, spero di dirlo bene, io per me, tu per te. In bronxese, in bronxese. Esatto. Mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando e quando giove è perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovane, si può destare da s'incontrare. E se vuoi pensare a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient'altro. I per me, tu per te. I per me, tu per te. I per me, tu per te. Tu mi intrappola, abbracciandomi, puro diavolo, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza lei, no. È passato tanto tempo dall'ultima volta, rammanato pochi tempo per l'ultima volta, no. No, 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 come si fa, no, 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 a te scorda. Nulla si pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovane, si può destare da s'incontrare. E se vuoi pensare a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient'altro. Io me, tu per te. 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 Io me, tu per te.
te Et pour les yeux pas juste dans l'ombre secondaire Où laisse tes stèles, où laisse tu t'aimes goûter Pichomo se inizia na giovara Si mo di estrani da zingondara E si mo perdana Tutte le cose che ho fatto E a tutte quelle che ho perso Non posso fare nient'altro Vivemme tutte Vivemme tutte Oh, allora. Perché allora. Saremo e Saremo, stavamo dicendo proprio dicendo questo. Ma stamattina non abbiamo fatto una cosa. Cosa ci è sfuggito. Abbiamo, non abbiamo preso il caffè. No. Un saluto per tutto lo staff di Cuneo Cronica. Ah, ho capito, va bene. Salutiamo lo staff. Allora, dicevo, seconda serata, secondo classificato. Allora, il secondo classificato. Secondo caffè. Esatto, secondo caffè della seconda serata del festival c'è Irama, la new entry, abbiamo detto prima, presentato dai ricchi e poveri. Uno per uno, l'hanno presentato un po' per uno, erano più emozionati loro di lui. Lui era vestito tutto di nero, con i suoi bei capelli biondi, tutti ingellati, ma si usa ancora il gel? Pare di sì, perché insomma sono pare in tanti sì. a essere ingellati. Pare vabbè. Di sì. Anche Tu No, la sua canzone, parla del vuoto di un amore che vive di passato, però in questo caso è un amore disperato, sai, di quelli in cui proprio ci si aggrappa ai ricordi belli, perché quelli recenti sono brutti, ecco. Sì, ne sappiamo qualcosa. Tutti ne sappiamo qualcosa. Allora, Tu No, ha detto Irama. Ah, io no? È una, tu non lo sai, io no. Fortuna. Lo sappiamo tutti, ma tu no. Oh, allora, che fortuna che hai, Giannina. Ha detto Irama che è una finestra che si socchiude sul lato più intimo di tutti noi, quello che ci parla quando siamo chiusi in casa fra gli spazi vuoti. Ecco, questo un po' il significato della sua canzone. Insomma, secondo lui, ricordare un amore sbiadito, no? Così alla fine, ecco, spesso non porta consolazione, ma solo rimpianti. È insomma una riflessione profonda, quella che fa Irama sulla sua canzone. Direi proprio di direi sì. Di quindi sì, diamo spazio alla canzone. E diamo spazio alla canzone. Tu no, io sì. Ecco, fallo te. Ma tu no, tu no, tu no, tu no. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere. Ma non starò meglio, cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no, tu no, tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri quando volevo che tu fossi qui, basta. Riuscire a riportarti da me. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Di te. Quando non c'eri, passavano i mesi. E in un secondo tutto intorno era invisibile. Sei, mi dimenticherò di te e non lascerò, non ti lascerò ancora una volta vedermi crollare. Mi innamorerò di lei, ma tu non saprai mai chi è. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido. Sorridevi, cercavi un modo per proteggermi.
cercavi un modo per proteggermi. Però non c'eri quando volevo che tu fossi qui. Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Completo nero. Ah, di chi stiamo parlando? No, perché tu mi entri così completo, sì, nero, sì. Cravatta allentata e scarpe da ginnastica. Sto capendo. Chi era? Chi è? Sto capendo. Ha in primo luogo salutato Giorgia, che lo ha accolto sul palco. Era John Travolta. Era John Travolta. Ecco. È stato un bel momento. Sì, esatto. Infine gli hanno proposto anche di ballare, no? Una cosa che di certo non aveva mai ballato, no? Il ballo del qua qua. Ecco, appunto. Ecco. Che tristezza però, John Travolta che balla il ballo del qua qua. La notizia è che Travolta lo ha fatto divertendo tutto il pubblico, ma rifiutandosi di indossare il cappellino a forma di becco. Male, dignità John Travolta, anche lui. Ecco, che gli avevano proposto di mettere. Lo hanno tenuto solo Fiorello e Amadeus, che ci stanno, erano simpatici. Ce la possono fare. Ma il ballo, anche se breve, c'è stato. Quindi, ecco, è stato breve ma intenso. E ha anche detto che in America si parla solo di Sanremo. Addirittura. Crediamo. Allora, torniamo alla nostra classifica e siamo arrivati al terzo posto, che è rimasto ad Annalisa. Ad Annalisa, questo ricordiamolo, tra l'altro non l'abbiamo detto, era la classifica decretata dal televoto da casa e dalla giuria radiofonica. Ecco, questi posti così erano decretati da loro. Allora, è stata presentata da Maninni e ieri sera aveva da un vestitino. Sì, dalla Marini è stata presentata, certo. Ieri sera Annalisa aveva un vestitino un po' più sobrio di quello della prima serata, rigorosamente nero, sempre gnocca uguale e bravissima. Come la Marini. Ecco, devo dire che sobrio, più sobrio della prima serata, il vestitino di Annalisa, non vuol dire che era proprio sobrio, aveva una scollatura che arrivava sino all'ombelico, però bella, lei può, c'è chi può, esatto, vabbè, comunque il significato della sua canzone ed è bellissimo secondo me, secondo lei, solo chi si sente davvero libero di essere se stesso e di vivere ogni aspetto della vita come meglio crede può dire al proprio compagno o alla propria compagna di essere sinceramente suo. Bella, bella questa cosa. Bella, allora sarà bella anche la canzone, sicuramente. Sì, vai che ci parte la spalla anche a noi. Ecco, sinceramente Annalisa. Sinceramente Annalisa, e noi siamo anche arrivate insieme ad Annalisa in chiusura. Vediamo appuntamento domani mattina con altre novità, altre notizie dietro le quinte Sanremo 2024. Assolutamente. Ciao. A domani.